Eccoci qua, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, stasera si recita soggetto, siccome non ho alcun soggetto, passo la parola a Costantino. Allora io, così, benissimo. Per confermare che sono un paraculo. Si direbbe il bello della diretta. Vabbè, non siamo in diretta, ok, non fa niente. Allora, no, comincio con il 5 e 6 ottobre. Ragazzi, grazie davvero. È commovente, è sorprendente. È inebriante, ho finito gli aggettivi per quello che è successo, perché in poche ore abbiamo venduto praticamente tutti i biglietti, ne sono rimasti alcuni, quelli premium, quindi quelli un po' più cari, che però non hanno diritto ad alcuni benefit, poi non li abbiamo ancora studiati tutti. E, grazie davvero, è veramente una cosa molto bella che ci sprona, ci incita ad andare avanti sempre meglio. Grazie anche a quelli e soprattutto a quelli che hanno sottoscritto sulla piattaforma il contributo, quello regolare, quello non spot, perché quello significa poter già programmare i prossimi eventi e subito dopo il 5-6 ottobre cominceremo, abbiamo già un po' di idee, cominceremo a programmare il prossimo evento, oltre ad una serie di giri che faremo per l'Italia che ci sono stati chiesti tante volte e comincia ad intravedersi qualcosa. Perché Michele, tu hai già qualcosa in giro? Oh, Siamo stati sì, già invitati. stiamo cominciando ad avere parecchio. Adesso mi faccio un tour di università del Nord, Trieste, Venezia, Padova, Torino, ottobre, Cagliari, Sassari, poi vediamo. Insomma, ci hanno invitato in alcuni posti, alcuni sono stati molto divertenti. Adesso diciamo i peccati senza dire i peccatori, se no i peccatori si incazzano perché non hanno tutti la pelle dura che abbiamo noi. Ho un tot di persone entusiaste, hanno proposto dibattiti fra uno di noi o più di noi e persone anche note pubblicamente, tra cui neoministri, e sono scappati tutti. Non so, avevano tutti quanti, c'è un problema, è morto il gatto, la suocera, c'è avuto un incendio. Vi ricordate quella di John Belushi nelle fogne di Chicago quando trova la moglie che ha abbandonato l'altare, che c'è il mitra? Ecco, sembrava un po' così. Noi speriamo. A noi ci piace dibattere. Senza rete, e poi se sbagliamo faremo come dice Wojtyla, ci scorreggerete. Infatti sì. Evidentemente un vizio poco diffuso. Vabbè, stasera davvero si recita soggetto, sarà una chiacchierata. A proposito, siccome poi ho preso l'abitudine, questa la mettiamo sul canale perché sta del canale, però per continuare a tentare quelli che sono iscritti al canale vecchio, quello mio, non sono ancora iscritti al nuovo, sono ancora circa almeno 9.000 in ritardo. L'ultima volta ve l'ho messa di 40 minuti, sta qua, la metto di 30, però vi ricordo, struzzoni, se vi beccate solo 30 minuti, iscrivetevi, liberi ora, che Esatto. ve la beccate non solo il mercoledì sera, ma che vada giovedì mattina, e ve la beccate intera soprattutto. Esatto. Sì, dai, dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti al canale entro il 5 ottobre. Datevi una mossa, Ecco. se no poi dopo la pace nel mondo non sapete cosa viene. Esatto. Altra cosa, il programma presto lo pubblicheremo in via di definizione, praticamente noi l'abbiamo già fatto, mancano alcuni dettagli, però nei prossimi giorni pubblichiamo locandina, canale e tutto quanto il resto. La grafica, che grosso modo ricalca quella dell'altra volta, il format, l'abbiamo già detto la volta scorsa, rimane lo stesso, quindi ci saranno più sezioni in cui dibatteremo nelle varie sale di diversi argomenti, cercando di dare una continuità a quello che abbiamo fatto ad ottobre, perché poi c'è tutto un filo per ogni argomento, no, che deve essere sviluppato. Gli ospiti saranno come sempre molto importanti, molto prestigiosi, cerchiamo come al solito di raccogliere meglio degli intellettuali italiani, quelli che hanno voglia di sporcarsi un po' le mani e di dire le cose senza mezzi termini e senza barriere, senza filtri. Fine. Sì, abbiamo anche un po' di sorprese, cioè abbiamo un paio di sorprese. Una è una sorpresa, sorpresa, non ve la diciamo. Vedrete, sarà una grande sorpresa, vi Bella divertirete. quella lì. E poi vedremo, giocheremo un po' a soggetto nel primo panel, quello un pochino del governo ombra, vedremo un po' cosa ne viene fuori. Abbiamo un po' di idee, non ve le svegliamo nel momento opportuno, vedrete, ci Però sarà da diciamola così, divertirsi. quelli che non sono riusciti a trovare il biglietto, che ormai ci sono rimasti 60 a 100, qualcuno con due soldarelli faccia lo sforzo. Insomma, alla fine siamo quasi tutti quattro economisti, o quasi, però sporchi liberisti, usurai con le mani grasse, oliose, oliate, sorosiani. Allora dico solo, guarda, quello c'è il profilo di Soros, si è appena messo il Sì. profilo, l'avete visto? È un po' nell'ombra, però. E se nascosto. E
quella lì del Consiglio dei Ministri sarà divertente. Nell'ombra così non mi vedono. No, ma poi anche da quando hai fatto il trattamento di Antonio Conte i capelli, è vero, c'è anche il profilo. No, non è il tuo allenatore adesso, tra l'altro, è il tuo allenatore preferito. Guarda. Stasera va così. Ha più capelli di me però, cazzo. È tardino. Ormai sto andando. Lui invece tiene duro. Con okay. L'aiuto chimico, non so, non so, plastico, non lo so com'è. Dai, poi mi sta sui coglioni. Tricologico. Ecco, poi stasera mi sa che di coglioni, sigarette, birre e roba varia, allora avviso, i minori, per favore, andate via. Quelli che hanno problemi con pubblicità progresso, per favore, metteteli a letto. Va buon, ragazzi. Andato a prendere. Allora, argomenti della settimana che non tratteremo. La polemica su Facebook e Casa Pound, siccome siamo tutti quattro d'accordo, non è neppure divertente. Quello che avevamo da dire, l'abbiamo detto. Ci abbiamo messo pure i video. Quindi, no. Sì, ma è una polemica sterile, onestamente, veramente sterile. Cioè, voglio dire, Facebook non è un luogo pubblico, non è un bene pubblico, non è una piattaforma pubblica. Perché? Perché è escludibile, è un bene privato, privatissimo. Cioè, ti devi iscrivere, fai il login per entrare, qui non è un mezzo pubblico, cioè, chissà... Dopo aver accettato le regole. Esattamente, dopo aver accettato... Fai il login dopo aver accettato le regole. Ma poi, d'altra parte, allora, diciamo, allora, chiaramente, state parlando con persone che hanno il record di blocco su Facebook, probabilmente degli ultimi 2 anni. Cioè, negli ultimi 2 anni io sono stato bloccato, ma credo, per la metà del tempo, no? Sono sempre tornato indietro, ho fatto un pochettino, mi sono cosparso il capo di cenere, ho accettato che c'è delle cose... Per quello che non ti cresce. Esatto. Sono cosparso il capo di cenere, non dico più le parolacce, i robot di Facebook cercano, mi accettano un po' meglio e basta. Cioè, voglio dire, quale sarebbe questa politica? Non la capisco. È una roba che sembra che in Italia non ha capito che cazzo è la proprietà privata, cosa sia un club. Cioè, non ho mica capito... No, esatto, come se tutti potessero entrare a Rotary così perché è un bene pubblico. Cioè, è un club di successo, fine. Cioè, non c'è se posso, Zuckerberg. Se posso dire una cosa, una sola, perché siccome ho litigato con tutti su questa cosa qua, no, pubblicamente, difendendo Facebook, poi allora mi sono andato a guardare un po' la storia di tutti questi blocchi. No? Loro dal 2019, febbraio 2019, dopo un lavoro che era già durato un anno, hanno iniziato una politica, ed è successo anche su Instagram, infatti molta gente si è trovata un sacco di follower in meno, eccetera, eccetera. È la stessa proprietà Facebook e Instagram. Hanno iniziato a analizzare con i loro algoritmi, che sono semantici, sia i contenuti, sia anche con altri algoritmi, se c'erano... troppi bot tra i followers che sono stati cancellati. Uh-huh. La parte dei bot con i follower da cancellare è più semplice. Invece la parte degli algoritmi semantici, quindi che sono stati settati sulle regole di comportamento che si sottoscrivono quando si entra in Facebook o in Instagram, perché si sottoscrivono delle regole di comportamento, oltre, se non lo sapete, al fatto che entrando in Instagram e Facebook si concedono diritti illimitati di ripubblicazione delle immagini che si mettono. Sì, esatto. Ok? Perché oltre al fatto di aderire a delle regole di comportamento, si cedono i diritti in tutto il mondo, illimitatamente, per tutte le cose che vengono messe su Facebook e su Instagram. Che, by the way, è una roba vecchissima. Mi ricordo di averla discussa tecnicamente, perché mi sono occupato in passato di copyright con David, ma tipo 10 anni fa. Sì. Ecco, allora, per dire che loro, dopo aver lavorato un anno, da febbraio 2019, a partire dall'Australia, ma poi anche in Russia, in UK, in altri posti, hanno cominciato a cancellare quelli che loro chiamano hate groups. Cioè, uh-huh, gente che diffondeva l'odio, eccetera, eccetera, non necessariamente con una connotazione politica, cioè magari erano anche cose contro le donne o la pedofilia o altri tipi di cose, insomma. E Twitter, che invece è un'altra proprietà, invece, anche con l'aiuto, secondo me, di alcuni hacking crew, cioè quelli che lavorano per la sicurezza della rete in positivo, per esempio, ha cancellato, e sicuramente ci avrete fatto caso, un sacco di profili arabi. Sì. Un sacco proprio. Sì.
Vero. Che capitava di essere seguiti da dei profili arabi su Twitter, no? Sì, sì. Perché c'era il tema del fatto che l'ISIS pare che si scambiassero gli ordini e le comandi. Sì, sì, sì. Allora, tutti i social network stanno un po' reagendo sia alle fake news che ai gruppi organizzati di odio, eccetera, eccetera. E una delle cose che, per esempio, sulle quali, per esempio, Facebook è stato chiamato a rispondere al congresso americano era proprio la vicenda di Cambridge Analytica. Sì. Allora, non è che se Facebook non fa un cazzo non va bene, se Facebook reagisce non va bene. Cioè, non va bene mai. Allora, no, vabbè, adesso non lo so cosa facciamo. Nazionalizziamo Facebook a livello mondiale, cioè non si capisce che cosa vogliono fare. Allora, no, perché leggi anche queste cagate qua, no? Sì, siccome ha avuto successo ed è diventato essenziale per far politica andare su Facebook, allora deve decidere lo Stato e i giudici. Ma scusate, siccome ha avuto successo ed ha occupato le televisioni italiane per decenni, allora Mediaset è un bene pubblico, nazionalizziamo Mediaset, voglio anche sì, esatto, spazio di liberi oltre, cioè da domani, cioè se la scusa è far finta che sia un partito politico, facciamo anche finta, tanto chi cazzo se ne fotte. Ecco, poi dopodiché c'è tutta la fretta in prime time tutte le settimane, no. Ecco, poi dopo c'è la famosa cosa che viene sempre agganciata su Facebook, ah, ma se decidono cosa si pubblica e cosa no, allora sono un editore in una piattaforma. Quando invece non è vero, perché loro non è che decidano, loro hanno delle regole e secondo quelle regole bannano, non bannano, decidono quello che decidono. No, loro decidono quello che non si può fare, cioè il club del golf non si può giocare al calcio sul green. Sì, no, se io vado nel green del club di golf che ho davanti a mezzo chilometro a casa mia al parco, mi metto lì, mentre loro giocano al golf, a farmi la partita di calcio con i miei amici argentini, sai cosa? Mi dico, potrei... Mamma. Tra l'altro, poi possiamo anche discutere sul fatto che gli algoritmi a volte non sono così raffinati. Io mi ricordo che una volta Thomas è stato bannato da Facebook perché, scherzando con un nostro comune amico del sud, aveva scritto terrone, no? In un post. Sì, anch'io. È stato bannato. Ovviamente la veneta per afroamericani. No, esatto. E ovviamente l'algoritmo non è in grado di capire se è scritto con tono scherzoso o meno, no? No, tra l'altro, diciamo una cosa, Gianluca, facciamo un altro po' di pubblicità al nostro evento. Avremo un panel sulle intelligenze artificiali, quindi vedrete che sarà una bella figata, esatto, sarà tuo. Quindi io porto una persona che appunto ha studiato algoritmi semantici che sono in uso anche al Pentagono, è un'azienda italiana, e che sono in grado, per esempio, di distinguere nella parola tavolo se si tratta di un tavolo della cucina o un tavolo delle trattative, eccetera, 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 no? Per cui ci stanno arrivando, ovviamente sono cose abbastanza difficili perché implicano che all'ontologia della macchina fatta dall'uomo abbia dentro la semantica, il modo di ragionare in ogni lingua, in italiano, in inglese, in arabo, eccetera, eccetera, quindi sono cose piuttosto complicate. Ma ci arriveranno, solo per dire che Facebook ha delle regole, non ti piacciono, non vai in Facebook, fine. Cioè, non è esatto, che... E come se non bastasse, oltre a questo, c'è anche una raccomandazione della Commissione Europea che ha riunito qualche anno fa intorno al tavolo tutti i social network e le social company, proprio sul tema dell'hate speech. E quindi hanno raccomandato attenzione sugli haters, su chi incita all'odio, quindi, eccetera. Quindi, perfettamente normale, lecito. Si adeguassero, gli utenti Facebook si adeguassero. Ma poi, scusami, Costa, è un contratto tra le parti, liberamente sottoscritto. Fine, di cosa stiamo parlando? Esatto. Sì, sì, questo è il punto. Cioè, il punto culturale, che davvero è sorprendente. Cioè, solo in un paese che davvero non ha capito cosa sia la libera democrazia, la proprietà privata, i contratti, fra parti, si possono fare ragionamenti del genere. C'è una follia, una specie di meccanismo pavloviano per cui in Italia ogni volta che succede una cosa che a te personalmente rode il culo, per i tuoi gusti, perché cazzo ne so, perché eri amico di quello lì, decidiamo che è una questione pubblica, cioè, ci vuole lo Stato, i giudici, la polizia, ma che cazzo di roba è? Cioè, questi li vogliono punire perché ha avuto successo. Se Facebook fosse stata una robina che ha fallito, no, che invece di averci 1,5 miliardi, quanto ci hanno di iscritti in giro per il mondo, erano 54, allora andava bene, era una robetta privata. Forse è la sindrome della piccola e media industria, cosa dite? Sì, no, ma sicuramente c'è la Bibbia. Ma poi tra l'altro, voglio dire, una cosa... Se sei microscopico, se per caso fai le cose bene, allora no, vai statalizzato.
Ma tra l'altro voglio dire, adesso allora potranno anche andare con la giustizia civile, potranno fare tutte le cause che vogliono. Cioè se Facebook dimostra che questi tipi di gruppi non seguono le regole che Facebook stesso fissa per tutti i suoi utenti, cioè perderanno la causa, punto, fine. Cioè che non si capisce quale sia il problema. È un problema di contrattualistica. Quando ti iscrivi a Facebook, sottoscrivi un contratto con certe regole da seguire. Se non segui le regole, sei fuori da Facebook. Basta, cioè, è come sei fuori dal Rotary, come sei fuori dal... No, ma poi sai cosa, Thomas, io... Scusatemi se... Ma scusa un attimo, ma quando vai in piscina, cioè, ti presenti in piscina, cosa fai? Caghi nella piscina e pensi che puoi restare dentro? Cioè, ti sbatteranno fuori, no? Esatto, ma poi scusa... È perfetta, vai. No! È perfetta, no, la similitudine è perfetta. E poi, I don't buy di l'altro argomento, that I don't buy at all, è che Facebook schiaccerebbe le minoranze. Cioè, se c'è un posto dove le minoranze vanno gratis, no? Le piccole aziende vanno gratis. Noi, più minoranza di noi. Noi. Esatto. È Facebook, che è user generated ed è totally free. Cioè, francamente, anche quell'argomento lì, se c'è un posto dove c'è il level playing field, è quello lì, no? Sì, sì, assolutamente. Bah. Sempre queste discussioni qua surreali, vai. Un po' surreale sta cosa qua. Dice, no, perché decidono loro e non decide un giudice? Ma Facebook mica decide se Forza Nuova o Casa Pound sono fascisti. Facebook decide che Casa Pound non si può mettere le dita nel naso mentre sta su. Mica c'è dietro una valutazione. Paragoni potrebbero essere infiniti. Quando vai al ristorante, ce l'ha detto Thomas, facciamo avanti a ridere per un tot. Cioè, se vai in piscina, mica cai in piscina. Cioè, no, cioè, sembra che ti metti lì dove ti devi tuffare dal piedistallo, ti giri e dico no, guarda, quello che lei c'ha sul menù non mi va, mi faccia gli spaghetti come voglio. No, era per dire che se una stessa cosa la facesse un gruppo di estrema sinistra o di centro, sarebbe la stessa cosa. Ma poi chi se ne frega? Ma metti anche che Facebook sono comunisti, che non mi pare, ma non importa. Metti che... ma saranno i cazzi suoi. Ma no, ma sai che sono arrivati a dire che... Ammetti che è comunista, lui vuole che tutti i comunisti scrivano stronzate e invece quelli che non sono comunisti li butta via. Affari suoi. Si limita al mercato, come diceva il buon Gary Becker, uno dei problemi del razzista o comunque di chiunque discrimini che vende un prodotto e decide di discriminare in base a ideologia, razza, fa danno a se stesso perché decide che lui si tiene una nicchia di mercato e tutte le altre le esclude perché è uno stronzo. Affari suoi. No, esatto, infatti. No, sì, cioè, sì, Facebook sì, non venderanno più magliette con scritto eia, chi t'ha cagato. Cioè, però anche tu con questa tua fissa di sempre di citare questi qua, dai, Gary Becker, ma parliamo, che ne so, di Bagnai, cazzo. Scusa. veramente, sempre questi nomignoli tiri fuori. Gary Becker è quello che ha vinto Wimbledon quando era giovane. Dubbiate Gary Becker, ragazzi, perché senza Gary Becker non avete nessuna. L'unico che è riuscito a fare un figlio, vi ricordate come? Ve la ricordate? Non c'era io. Ma non dai. Questa me la ricordo, no, vabbè. Il tennista, mi è venuto in mente quella del tennista. Stasera è così, si legge da soggetto. Ah, Boris. No, certo, sì, quella la so. Te la ricordi? Loro sono giovani, non se la ricordo. Secondo me né Costa né Thomas la so. No, francamente non la ricordo, pure appassionato di tennis. Non me la ricordo. Allora, ve la racconto io, però devo stare attento. Guarda, YouTube, appunto, che c'ha le regole anche YouTube, dobbiamo stare attenti se mettiamo... Ho messo Madonna, anche YouTube. Madonna, sapete il video che ho fatto da solo un po' di mesi fa su Greta Thunberg, no? Che c'era la parola ZZO. Uh-huh. E YouTube mi ha detto questo non facciamo mica pubblicità, questo non va mica bene per le masse, perché c'era la parola CAZZO. Ah, ok. Quindi bisogna stare attenti. Comunque, la storia di Becker, il tennista, che sarà di 20 anni fa, forse di più, perché deve essere uno ormai che avrà 50 anni passati, forse 60. Fa il commentatore televisivo adesso. Sì, ma la nostra età, cioè non sì, la nostra età. Mia, ma avrà la tua. La nostra età, allora, 50enne. Mi ricordo che venne portato in tribunale da una signora per paternità e questa chiese il controllo DNA sul figlio dicendo questo è figlio tuo, lo devi riconoscere. E lui dice no, non esiste, io con te il sesso di quello lì, che in italiano per essere elegante si chiama copula, non ho mai copulato. Sì, figlio tuo. Cioè, arriva la volta e gira, insomma, era figlio suo. Oh ragazzi, avete presente qual è stata la soluzione? Senza goio con sputo e refrigerator,
Non me la ricordate? No, non me la ricordo. Devi avere un vecchio nel gruppo. Va bene, mentre mi chiede... Era fatto, dissi, madonna. Cioè, che schifo, cioè, pensa del lavoro che ci vuol dietro fare una roba. Allora, mentre Michele guardava questo, vi raccontava questo nanetto, io ho tirato fuori... Anche nanetto dovresti dire da dove viene, perché molti non lo sanno. No, ho tirato fuori un po' di dati, parliamo un attimo di congiuntura, facciamo quel pezzetto lì, no, se volete. Allora, sì, vai, fai quella congiuntura. Allora, in Italia sono usciti i dati sulla produzione industriale di luglio, che hanno fatto vedere un bel meno 0,7, guidato dalla, purtroppo, dalla meccanica. Sì, esatto. Ha fatto meno 3, no? No, meno 6 e 9 la meccanica e l'auto meno 3. La meccanica su quello poi voglio dire una roba che faccio serio anch'io per un attimo. Vai. Dopodiché sono usciti anche i dati del lending che vi faccio vedere sempre. Vi faccio vedere, vado via rapido perché è abbastanza facile, però c'è una cosa che vi volevo far vedere. Allora, sono questi. Aspetta, ti metto in schermo da solo perché così fai lo sharing che funziona, vai. Ok, sono questi. Allora, come vedete, i lending è un piatto che è inutile commentare qua. Ma è sempre così? Eh sì, guarda, è dal... Secondo me lo stai taroccando, non è possibile. Davvero, non è possibile. È bellissimo, questo qui è il grafico di Gianluca. Cos'è? Cos'è? Ammazza di hockey ribaltata, cioè è rimasta... Sì, è dal 2008 che è così, è una cosa... Esatto. Sì, pazzesco. Guarda, ma Gianluca, ma sei sicuro? Cioè, quello cos'è? Misura così, sono miliardi nominali. Sì. Cioè non reali neanche, nominali. Sì. Nominali. Cioè è vero che non c'è stato aumento dei prezzi, però di un 10% in 10 anni... Ma il problema è che, allora... Ma dai, non esiste. Il vero deleverage delle banche è stato che in questo periodo qua le banche hanno aumentato il capitale senza aumentare il lending per svariate ragioni, che non c'è domanda, eccetera, eccetera. E quindi il cosiddetto deleverage, più che tirare giù i loans, è stato tenerli fermi mentre raddoppiavi praticamente il capitale, no? Questi ultimi 10 anni. Quindi le banche in quel senso sono un bel po' più robuste adesso, no? Però volevo farvi vedere, vabbè, qua ci sono le varie categorie per scadenze, però questo non era importante. Questi sono i prestiti a consumer, che è quello rosso, che è l'unico che sale. E poi ci sono i mortgages, che è questa linea grigia che anche lei è bella piatta, come guardate. Real estate mortgages in Italia è piatto dal 2010, e poi ci sono i prestiti personali, insomma è tutto piuttosto, l'unico che sale è il consumer lending. Questi sono i lending rates, che sono ovviamente schiacciati dal fatto che i tassi sono scesi. Però quello che volevo far vedere è un'altra cosetta, che sono... Qua c'è l'asset quality con gli NPL che sono stati ridotti, ma volevo farvi vedere questo. Allora, le banche italiane, spero di riuscire a ingrandirlo un po', shift F3, se non sbaglio. No. Si vede. No, si vede abbastanza bene. Si vede bene Gianluca. Le banche italiane qui hanno ricomprato, hanno riattaccato a comprare dalla fine del 2017. Esatto. No, e sono ritornate ai massimi più o meno, no? del periodo, 408 miliardi di BTP detenuti dal sistema bancario italiano. Ecco, questa è stata una delle cose che è successa nell'ultimo mese, in particolare nell'ultimo mese ci sono stati acquisti netti di circa 15 miliardi, che non sono tanti, ma non sono neanche pochi, e diciamo questa cosa, e ci sono stati, perché abbiamo guardato nelle altre statistiche, anche 15 miliardi di acquisti netti dall'estero, che sono derivati dal fatto che ci sono state delle ricoperture, secondo me, per il fatto che è saltata la Lega dal governo e quindi la gente che era corta Italia si è un po' chiusa e ha aiutato ovviamente a far scendere sia a livello assoluto dei tassi italiani che gli spread verso gli altri paesi. Quindi c'è stato, diciamo, un movimento corale di riacquisto dei BTP e di Italian Assets, anche un po' di azioni. La qualcosa si incastra appunto con il fatto che era l'altro argomento che volevo introdurre, che domani ci sarà un'importante riunione dell'ECB, dove Draghi ha atteso dire delle cose sulle future mosse di politica monetaria, e che sia i mercati dei bonds che anche quelli delle azioni aspettano con delle aspettative un positioning estremamente, il mio modo di vedere, pericoloso, perché se Draghi non dovesse
essere molto aggressivo si rischia di vedere una reazione non esattamente costruttiva, diciamo. Tutti quanti pensano che Draghi da domani annunci il QE, tutti quanti i più grossi broker mondiali, diciamo, le grandi case. Io dico che è il suo penultimo meeting prima che venga la Lagarde, sono abbastanza un contrarian sulle aspettative, sarei stupito che lui tracciasse un percorso andando sui piedi del prossimo governatore, cioè tracciasse un percorso così definito e aggressivo, perché cioè, tra due volte arriva un altro, magari la pensa diverso. Poi sappiamo che la Lagarde è ancora più dovish di Draghi, però magari non è abbastanza dovish, nel senso, cioè, a me sembrerebbe un po' strano. Però il mercato è posizionato con delle aspettative altissime su domani. Ecco, quello volevo dirvi. Volevo farvi vedere che anche Banca Italiana e i BTP hanno risentito di questa cosa qua positivamente, anche perché poi abbiamo avuto un cambio di governo che rende tutti un po' più tranquilli, diciamo. Anche se noi siamo tra i più scettici sull'efficacia di questo governo, da un punto di vista invece del rischio di disruption dei mercati finanziari, indubbiamente è cambiata in meglio, no? Questo si può dire, diciamo. Finito il No, vediamo. Lì, secondo me, guarda, nei prossimi anni ho l'aspettativa di medio periodo rispetto alla politica monetaria che si sta andando verso una giapponizzazione del sistema. Quindi avremo tassi bassi, inflazione sotto il target e una giapponizzazione del sistema. Cioè, quello che abbiamo visto succedere in Giappone negli ultimi 10 anni sarà la sorte europea. Io sottoscrivo in pieno, poi su YouTube trovate un filmato mio di Manfredi che diciamo queste cose. Quanti anni fa, Thomas? Era 2012, credo, 13, 14, non mi ricordo, comunque uno di quegli anni. 3 anni fa, sì. Tiratelo fuori che lo mettiamo sul canale. C'era una lezione all'Università di Gonde? Era all'Università di Gonde, sì. Però non era 14, vi conoscevo già. Beh, Thomas lo conosco un po'. Sarà 15 o 16, sai. Sì, era più dopo. Sì, ci parlavamo già. Tra l'altro ieri l'ho girato su Facebook, poi domani ve lo giro, ma lo trovate anche su mia Twitter line. È un paper bellissimo della Kansas City Fed che dice che i tassi negativi sono una cagata colossale. Io lo dico da 5 anni, mi sono preso le pernacchie da tutti. Kansas City Fed dice dai, mandateli ancora più negativi, così alle banche che non possono trasferire sui depositi, che è quello che abbiamo sempre detto. Non abbiamo più sito di finanza, beh dai, facciamo socialismo, fa tutto il central planner. No, ma esatto, io t'avevo anche girato quest'altro paper che trovo molto interessante, che diceva una cosa molto interessante, che è questa cosa qui. Allora, tassi negativi possono andare bene, ma se sono anche, diciamo, se vengono assieme al QE, diventano potenzialmente nocivi. Perché? Perché praticamente... Fai base e gliela tassi. Sì, a parte esatto, c'è questo sistema esatto. Praticamente fai base monetaria e gliela tassi, quindi levi base monetaria. C'è poi anche un altro... Aspetta, fermati. Questa roba poi la gente... No, perché è interessante. Poi, siccome molti ascoltatori non è che siano tecnici. No, spiegala meglio, Michele. No, spiegala tu. Sì, no, allora perché? Allora, perché? Questo pezzo qua... Un attimo. Questo Kansas City Fed è solo cieco, perché molta gente ci chiede, ma dateci almeno un riferimento. Guarda, sulla mia Twitter line, o anche Facebook lo trovo. No, questa roba la spiego io, poi va avanti. Quando tecnicamente... Vuole anche ricordare. Vai. No, vai. Quando tecnicamente una banca vende un BTP alla banca centrale, deve lasciare una riserva presso la banca centrale. Quella riserva che ha una caratteristica rispetto al BTP, può essere usata come moneta solo tra le banche che hanno il conto presso la banca centrale, mentre il BTP può essere scambiato anche tra privati come mezzo di pagamento, insomma la cosiddetta moneyness è molto alta di un titolo di Stato, perché ha solo un rischio di liquidità quando lo vendi, no? Ma puoi usarlo quasi come moneta, è prontamente economicamente liquidabile, salvo situazioni di mercato strane. Quando lo compra l'ECB cosa fa? Sequestra dal mercato un BTP, accredita riserve a chi te lo vende presso la banca centrale, non tutte quelle riserve devono essere lasciate lì, sicuramente un pezzo di quelle riserve deve invece essere lasciato lì, e quello che succede è che quelle riserve possono essere scambiate come moneta, come mezzo di pagamento, scusate, non moneta, mezzo di pagamento, solo tra le banche che hanno il conto presso la banca centrale. Quindi Santander può dire a BNL, guarda, ti devo mandare €1 billion, te lo mando trasferendo dal mio conto in ECB €1 billion al tuo conto in ECB €1 billion. A quel punto BNL, con i tassi negativi, siccome quelle riserve sono tassate
con tassi negativi, sapete cosa gli dice a Santander? Magari anche no. Perché se mi trasferisci un billion devo pagare io i tassi negativi. Sì, è questo qui il canale, esattamente questo. Quindi questa roba dei tassi negativi... Ragazzi, provate a spiegarlo bene, non voglio mettere in mezzo perché vi sto ascoltando da metà, sto cercando di paper. Perché ne ho trovato uno che fa lo stesso ragionamento sul Giappone. E ne ho trovato un altro, però è molto sofisticato, non so se è questo che avevi in mente, Gianluca. Della... Adesso aspetta, te lo giro che ce l'ho sull'email, dai, voi andate avanti. Kansas che io... City, però è una roba piuttosto... No, è uscito 6 settembre, Michele. Beh, sì, io ho 26... Ah no, per il 2006... No, The Trend Real Interest Rate and Stagnation Risk, è questo? No, te lo giro io, adesso te lo trovo e te lo giro. No, non per me, per la gente che ci segue. Tutto. Sì, Luca, è quello che è uscito ieri? 10 settembre? Sì, 6. Ok. No, allora l'ho trovato. Allora, diciamo una cosa, allora, i proponitori dei tassi negativi hanno in mente questo modello. Allora, il meccanismo l'ha già spiegato Gianluca, nel senso, poniamo che non ci sia riserve in eccesso nel sistema come ci sono ora, ovvero che la banca centrale non ha fatto QE. Che cosa succederebbe? Se Santander ha un ordine di pagamento da fare verso un'altra banca, dovrebbe portare un collateral per prendere praticamente quei fondi presso la banca centrale nel discount window, si prende la liquidità e la trasferisce nel conto di Santander fra prima. Questa qui è in un mondo senza QE. In un mondo con QE, ecco, funziona come ha detto Gianluca. Il problema, esatto, che i proponitori dei tassi negativi dicono, ok, che cosa succede? Siccome noi abbiamo queste riserve in eccesso, quella tassa funzionerebbe un pochettino come incentivo alle banche a creare credito, nel senso, invece di tenere i fondi parcheggiati lì presso la banca centrale, con quella tassa lì praticamente disincentivo o incentivo la creazione di moneta tramite il canale bancario. Il problema è che non funziona così perché c'è un altro canale, che è quello che Gianluca stava spiegando prima, e che è esattamente questo, nel senso che disincentiva invece il sistema dei pagamenti. Perché? Anche perché la money velocity delle riserve è inferiore alla money velocity di un bond, come dire, un bond pubblico. Senza rischio, perché praticamente quello lì è liquidabile sui mercati finanziari velocissimamente. Quindi può fare più giri. Qual è la money velocity? Cosa vuol dire? È quante volte può girare una quantità monetaria in un determinato arco di tempo. Purtroppo il problema delle riserve in eccesso è che sono parcheggiate lì e ruotano in maniera molto molto lenta. Poi tra l'altro, scusami, a parte il fatto che la domanda di credito, cioè il credito dipende dalla domanda di credito, ma poi l'offerta di credito, cioè le riserve sono quanto più lontano c'è dalla piramide, nella piramide del credito. Sì, esatto. Ecco, questo andrebbe spiegato. Come al solito faccio il professorino rompicoglioni. No, ma figurati. No, perché noi ci lavoriamo. Allora, la gente pensa che l'unico constraint, come si dice in italiano, l'unico vincolo al fatto che una banca non presti soldi a quello che glieli va a chiedere, perché vuole, che cavolo ne so, investire o comprarsi la macchina o comprarsi la casa, è che non c'ha liquidità, cioè le riserve. Per chi non è del ramo, le riserve sono quella roba qua. Cioè, io sono una banca commerciale, Gianluca è... lì davanti, è la Fed, io per prestare soldi a Thomas ho bisogno di avere soldi da qualche parte, non è che posso prestargli bruscolini, devo prestargli soldi. Se Thomas mi dice, Michele, mi devo comprare la Ferrari, però guarda, sono ricco, cioè te la pago, dico vabbè, le riserve io non ce le ho, le tengo depositate in banca centrale da Gianluca, che è quello che fa sta roba qua. Però il vincolo mio non è avere le riserve, specialmente perché quando ne ho tantissime, perché Gianluca me ne ha date a go-go, ne ho da buttare via, però se io le riserve le presto a Thomas, Thomas poi non me le restituisce con l'interesse, io ho perso i soldi, perché poi Gianluca dice, oh, Boldrì, le riserve dove sono? Non mica le hai rimesse. Cioè, e poi c'è un altro piccolissimo problema. Sui soldi. Quindi il problema, il vincolo vero non è le riserve, il vincolo delle riserve spunta se solo se c'è una situazione di mancanza di liquidità vera, ma quando ce n'è da buttare via, il problema è se Thomas mi è simpatico, mi fido, c'è un lavoro credibile, sto, idea sua di comprarsi la Ferrari, rende, oppure se mi sembra che è Thomas che decide di farsi un giro in Alsazia in Ferrari, dico Thomas. No, esatto, allora, tra l'altro, guarda, questa cosa l'abbiamo spiegata nel famoso... l'abbiamo spiegata anche nel famoso quando siamo andati a Firenze. Perché allora poteva funzionare in un momento di stress finanziario questo sistema? Perché c'era
un bank run che invece è 1.0, che come va? Praticamente io vado in banca perché ho paura che quei fondi, se saranno, la sicurezza di quei fondi non è garantita. Quindi mi presento, faccio le file alla banca per ritirare i miei soldi. Nello shadow banking system funziona la stessa cosa nel 2009-2008. Quando c'è stata la crisi finanziaria, nessuno aveva più, avevano paura della controparte. Quindi in quel momento di stress, aumentare le riserve faceva sì che praticamente il sistema finanziario funzionasse in una maniera più efficiente. L'abbiamo spiegata questa roba. Diciamo che la banca centrale, comprando gli asset dalle varie banche, cosa faceva? Si metteva in mezzo tra Santander e Bilbao per fare un po' la garanzia. Faceva certo lei una specie di cassa di compensazione, esatto, tra le due banche, che altrimenti non si sarebbero prestati i soldi. Quindi comprava da uno e le dava là. Però il tema qual è? Il tema è che quando si parla di erogare credito, l'erogazione del credito, oltre che alla domanda, è vincolata da un'altra cosa molto più potente di tutte, diciamo, che è la quantità di capitale che hanno le banche, perché quando tu eroghi il credito devi avere il cosiddetto Core Equity Tier 1 abbastanza alto da poter erogare il credito, perché altrimenti e il credito per come viene pesato, cioè se presto, per esempio, vi faccio un esempio, se presto per comprare una casa e presto per fare un mutuo che è garantito da una casa, il peso che il regolatore attribuisce a quel mutuo di 100 euro sarà probabilmente una roba che più o meno sarà, in Italia è 40 euro. Su quei 40 euro, perché ho una garanzia reale di fronte, no? Per cui dici, siccome è una garanzia reale, te lo peso solo 40, anche se gli hai dato 100. Su quei 40 mi dice, su quei 40 devi avere il 10% di capitale. Quindi io per prestare 100 devo avere un capitale di 10% di 40, che è 4. Ora, io posso avere tutte le riserve del mondo in banca centrale, no? Perché cosa ho fatto? Ho capitale di 1, ho preso dall'interbancario 10, mi sono comprato i bond, 10 di bond, dopodiché li ho rivenduti a QE. Ho 10 di riserve, 1 di capitale, uh-huh, ma non posso prestare 10. Capito? Per cui, se non presto con una densità di collaterale sul prestito tale per cui il peso di quei prestiti scende, perché devo avere una percentuale di capitale. Infatti, cosa fa? Quando vedete Core Equity Tier 1 10%, lo SREP Level 10%, tutti questi numeri, il 10% cos'è? Il 10% è i mezzi propri della banca, o quelli che vengono definiti nel Core Equity Tier 1 quasi mezzi propri, tipo i famosi, no, bonds, quelli che vengono bailinati, no, eccetera, eccetera. Sopra cosa? Sopra non i loans, cioè non i prestiti, il numero dei prestiti che trovate nel bilancio, ma il numero dei prestiti pesati per il rischio, con dei coefficienti, no? Ora, devo dire una cosa, la dico che non l'ho mai detta forse, devo dire che chi pesa in maniera più prudente nel mondo probabilmente i prestiti, cioè chi fa l'accounting più prudenziale del mondo nei prestiti, sono, udite udite, le banche italiane. Cioè le banche italiane hanno quella che noi chiamiamo risk weighted asset density più alta del mondo, cioè 100 è il nominale che ho prestato, la risk weighted asset density di quei 100 è in media in Italia 77, ok? Mentre per esempio i tedeschi, per esempio una banca italiana pesa un mortgage, adesso dipende da quanto viene erogato sul valore totale della casa, però in media 40%. I tedeschi arrivano fino al 7%, quindi pesano molto meno i mortgages di quanto li pesiamo noi. Quindi le banche tedesche sono molto più leveraggiate, cioè sono molto più a leva delle nostre sui mortgages. Questo di per sé non vuol dire niente, perché finché il PIL che sale, la demografia che va bene, eccetera, eccetera, cioè il real estate non va giù, no? E poi in Germania costava anche molto meno 10 anni fa e non sono andati mai in bolla, solo adesso magari. Per cui tutta questa faccenda del QE che spinge il credito così è una roba che non è vera, semplicemente. Nel senso che le tecnicalità che spingono il credito sono diverse da quella lì. Quindi tutta questa attesa... È anche il motivo per cui il QE non ha funzionato, almeno per come era stato presentato. Guarda, cioè, faremo un panel su questa roba, no? Su politica monetaria e effetto sugli asset finanziari, che cercherà di spiegare proprio quello, e anche sulle variabili dell'economia, come il QE sia uno strumento, secondo me,
che funziona molto bene in situazioni di crisi, come ha detto Thomas, ma lì finisce l'efficacia. Esattamente. Questa è la lezione, guardate. Cioè, ormai... Bella discussione, mi voglio complimentare con voi. Bella. È uscita bella, eh? Siamo partiti cazzoni, però... No, veramente. Siamo partiti cazzoni, invece siamo riusciti a diventare seri. Certo. È la birra. Ascolta, aspetta, fammi aggiungere delle robe da rompiballe. Tra l'altro, nei dati che mostri tu, che sono stupendi, perché tu hai detto rischia di diventare un problema europeo. Rischia di diventare un problema europeo se il nostro peso politico e culturale folle continua a influenzare quello che la Banca Centrale Europea fa. Perché non è vero, i dati che Gianluca mostra sono veri per l'Italia, ma non sono veri per la Spagna, la Francia, la Germania. Sì, sì. Cioè, noi stiamo in questo momento veramente avendo un effetto virus. E io non lo so, cioè so certo di molti colleghi stranieri, europei, che hanno questo problema perché la vedono giustamente, correttamente, tecnicamente come noi. Ma sai, questa insistenza di continuare a fare i QE, la liquidità, i tassi negativi, perché noi ne abbiamo bisogno, in realtà tutto per ragioni di politica fiscale e debito pubblico, rischia di trasferire il virus italiano al resto dell'Europa. Perché non è vero che l'Europa è giapponesizzata, bella quell'espressione, Thomas, no? Noi siamo giapponesi, noi ci siamo giapponesizzati per le nostre scelte di politica economica, oltre che per i trend demografici, eccetera. Ma non è vero che, cioè quella roba che Gianluca ci mostra, che fa impressione, no? Fa impressione, perché è la misura di un paese, cioè le banche italiane, la liquidità per dare prestiti ce li hanno, e che non danno prestiti, ma infatti, non aumentano, perché non c'è attività imprenditoriale che meriti. Perché le banche italiane non sono fatte di delinquenti che non vogliono... No, ma infatti, guardate il caso. Soldi, bisogna ricordarglielo. Allora, stasera... Guardate il caso, guardate il caso. Vi faccio questo share qua. Allora, guardate il caso. Questa qui è la... l'inizio della produzione. Praticamente è la stessa serie. È uguale, identica, cazzo. Ma che roba? È uguale. Va indietro, perché lì sembra che va su, perché c'è il rebound. Esatto. Sì, non vi faccio, non vi faccio vedere da che livelli era, siamo, ecco. Perché se la serie di Thomas andasse indietro al 1999, sì, lasciamo perdere, però guardiamo soltanto gli ultimi 4 anni, è la stessa serie che vi ha mostrato Gianluca. Sì. Però ve lo costruisco io il grafico dal 2009, se volete. Una cosa che poi fa abbastanza adesso, vabbè, stasera blastiamo l'ICB. Allora, l'altra cosa che l'ICB ha già spiegato le tecnicalità sono queste famose aste TLTRO, no? Praticamente l'ICB farà delle aste. Sono un attimo nel TLTRO, perché è davvero una parola che l'Italia... No, certo, praticamente l'ICB farà questo. Di fronte al fatto, darà in delle aste alle banche le possibilità di prendere della liquidità a tassi che vengono agevolati ancora di più se poi quella liquidità verrà usata per fare nuovi prestiti. Quindi che cosa succede? Mettiamo che domani c'è quest'asta, no? L'ICB viene da me, banca Gianluca Codagnoli, dice: quanti prestiti hai fuori, quanto è il tuo stock di prestiti outstanding in questo momento? 100, benissimo. Puoi prendere al massimo il 30% di questi prestiti come liquidità da noi nelle prossime 4 aste. Per cui io la prima asta vado lì e applico per avere 10 su 30, no? Bene, quei 10, cosa ci posso fare con quei 10? Se io con quei 10 faccio dei prestiti nuovi, quindi non surrogo quelli già esistenti, ma da 100 che avevo di prestiti vado a 110, l'ICB, io guadagno, perché faccio 10 di prestiti in più, guadagno il mio spread, del mio tasso del 2%, per dire, in più l'ICB mi dà uno 0,4, perché adesso il refinancing rate dell'ICB è meno 0,4. Quindi l'ICB mi paga perché io ho fatto dei prestiti più agevolati, cioè dei prestiti in più all'economia. Cosa succede però? Per prendere questi 30, io non è che basta che vado, o 10 diciamo, che io non è che basta che vado all'ICB e gli dico datemi 10, l'ICB mi dice benissimo, io ti do 10, ma tu mi lasci 10 di collaterale a garanzia, quindi mi lasci 10 equivalenti di BTP. Allora, questa roba qua, e questi soldi che prendi da me, lasciandomi 10 di BTP, cosa fai? Non me li puoi ridare indietro prima di 4 anni. Quindi tu ti blocchi con una specie di reverse repo, mm-hmm. No? Per 4 anni ti devi tenere questi soldi lì e prestarli. E i BTP non li puoi più. Reverse repo. Eh? Ah sì, insomma, mi dai dei bonds, io ti do i soldi, ma non puoi chiuderla questa transazione prima della scadenza. Rimane fuori.
Ok, se tu quei soldi non li presti, lo 0,4 che io ti dovevo dare non te lo do. Ok? Allora, le banche italiane nelle vecchie TLTRO avevano preso circa 280 miliardi di... Sì. Di... Ma li ha ripagati in anticipo poi, credo. No, allora, sai cosa succede? Che le banche italiane a questo giro, tanto per dirvi che siccome hanno... Cosa hanno in questo momento le banche italiane? Con i tassi all'uno hanno tutti un portafoglio di BTP, appunto quei 400 miliardi che vi ho fatto vedere, che possono vendere domani, ok, e ricevere il grano indietro, no? Poi lo vendono. Mm-hmm. Cosa fanno? Se invece le danno all'ICB, ricevono i soldi e devono trovare i soldi da prestare con la stessa scadenza di quell'operazione di 4 anni, sì, perché sì. Dopo 4 anni li devono ridare indietro. Uh-huh. E isolano i BTP che li danno in garanzia all'ICB per 4 anni e non li possono più toccare. Allora tutte le banche italiane, visto che non c'è domanda di credito, anche a questo strumento che l'ICB ha deciso di usare, la TLTRO, non lo useranno. Perché non essendo domanda di credito, scusate ma mi tengo i BTP, perché se domani voglio li vendo e ciao. Mentre invece se li ho dati in garanzia all'ICB, quella tra 4 anni ovunque sia il BTP me lo ridà indietro e io non l'ho potuto vendere. Sì, io posso venderlo perché posso anche fare delle operazioni sintetiche in cui lo vendo lo stesso. Ma comunque non sono più in proprietà di quel titolo, no? C'ho i soldi che non so come usare perché non c'è la domanda del credito. Quindi quella è un'altra operazione che l'ICB farà, la TLTRO, che tutti a dire adesso la TLTRO, eccetera, eccetera, e che invece, secondo me, non prenderà nessuno, perché nessuno si vorrà ingessare per 4 anni tutti i titoli di Stato che c'è in portafoglio. È un po' sempre la solita storia del cavallo che non beve, lo vogliamo forzare a far bene. Continuano a spingere sulla liquidità, che è l'ultimo dei problemi che ci sono, perché capite che il problema di liquidità con i tassi all'uno non ci può essere. No? E questa è la chiave, bisogna assolutamente fissarsela in testa, perché capite... Ormai abbiamo, dalla descrizione che dà Gianluca, che devo dire, sono stupende, dei dati, cioè, è un paese in cui l'intero sistema bancario finanziario gira attorno per tenere in piedi una finanza pubblica impazzita e che costringe la Banca Centrale Europea a dargli una mano. Ha un costo spaventoso dal punto di vista sociale, perché ti danneggia le banche italiane, perché non gli crea un environment adatto a prestare, perché siccome non fai niente per, come dire, creare un ambiente buono per investimenti produttivi, queste non hanno un ambiente dove far soldi. Riesce a danneggiare perfino quelle estere, per le cose che abbiamo detto prima, forse un po' tecniche, ma fondamentalmente l'effetto di questi tassi negativi, e crea questa illusione, no, non so come definirla, mi mancano un po' le parole, datemi una mano, no, mamma, che tutto ciò che ha a che fare con crescita, con i problemi della crescita, dipenda dal finanziare ancora un po' di più a costi bassissimi, perché altrimenti la finanza pubblica non ce la fa, spesa pubblica. È un circolo folle. Sì. Sì, per quello parlavo di giapponizzazione, esattamente questo. Cioè, ma sai, i giapponesi almeno hanno una caterva di imprese, dalla Toyota. Sì, sì, no, cioè hanno anche una posizione finanziaria netta rispetto all'estero che noi ci seguiamo. Cioè, hanno imprese che hanno investito per il mondo e vanno via come una Madonna. Sì, esatto. Cioè, hanno un nucleo grande, che il nostro è piccolino, che resiste, poveretti, lì attorno al Po, no? Hanno un nucleo grande di produttività, di crescita tecnologica che li sostiene. Noi non abbiamo neanche quello. Sì, guarda, è il vero problema. Stiamo giapponesizzando, non abbiamo Toyota, tanto per dire. Sì, esatto. Guarda, il vero problema... Si è salutato, ha detto, ma andate a fanculo, va. Rinuncia finanziariamente. Il vero problema è che quando io e Thomas andavamo a dire queste cose, dicono, vabbè, ma senza QE volevi far fallire tutte. Io non ho mai detto che le operazioni straordinarie di politica monetaria che si chiamino OMT o QE, eccetera, non servono in certe situazioni. Non ho mai detto. Anzi, c'è tutta la teoria economica che dice in situazioni drammatiche di crisi si fanno, ma situazioni drammatiche di crisi, la tragedia di questo keynesianismo del cesso è di aver trasformato in regola normale ciò che... È quello. Hanno mummificato il sistema. Quello, cioè, il tema è... Una roba che fai per 15 anni, ciò che in realtà dovresti fare per 5 mesi. Ma infatti oggi vi dico una cosa. Oggi ho incontrato il nostro amico Ugo Panizza, che saluto, che era qui a Parigi. Ciao. Era qui a Parigi per una conferenza e mi diceva questa cosa qua esattamente. Diceva, guardate,
Guarda, ti dico una cosa, io sono, noi abbiamo questo gruppo di discussione che si chiama i coscienziosi su Twitter. Fa. Io sono il più antichenesiano dei coscienziosi, anche perché, scusate un attimo, ci ha detto, cioè abbiamo una crisi di domanda in Italia da 20 anni, 30 anni, 40 anni. Cioè, una cosa basilare, ma anche utilizzando lo stesso framework degli stessi keynesiani. Cioè, è una cosa ridicola. E poi ha detto una cosa ancora più interessante, che mi ha fatto molto riflettere. Prendo eccezione che tu sia il più anti-keynesiano dei coscienziosi, come ce l'ho anch'io. Esatto, infatti no, non ti prendeva in considerazione. E dicevo una cosa ancora più interessante, che è questa. Allora, prendiamo il famoso residuo fiscale del sud verso il nord del paese. Se ci fosse un problema di domanda, noi avremmo visto negli ultimi 40 anni la crescita del sud essere il quadruplo di quella del nord, no? Se funzionasse questo canale, bravo! No? Ecco, è una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Non ci avevo mai pensato su questa prospettiva. Ecco, su questa prospettiva non ci ho pensato. Borbonico, un'osservazione. Questa è veramente la dimostrazione plastica. Di qualcuno la spieghi meglio, perché noi l'abbiamo capita al volo. Thomas, vai, rifalla. Sì, no, allora, esattamente. Cioè, praticamente, prendiamo una situazione nord verso sud. Sappiamo benissimo che praticamente il GDP per capita del sud in media rispetto al nord credo che sia il 55%, una roba del genere. 60, il reddito disponibile pro capite, ovvero quanto tu poi in realtà da questo reddito di mercato riesci a spendere perché ci sono i trasferimenti, è attorno al 70-75. Vuol dire che il restante 20 è un trasferimento di risorse dal nord verso il sud. È più o meno questo. Adesso può essere che non siano perfetti i numeri, ma più o meno questa qui è la situazione. Allora, se il canale keynesiano funzionasse veramente, con questo tipo di trasferimento interno di risorse, noi dovremmo vedere il sud esplodere di crescita, se questo canale della domanda funzionasse. E soprattutto funzionasse nel lungo periodo, come ci vogliono dire che deve funzionare. Nel senso, l'Italia c'ha un problema, loro ci dicono che hanno un problema. Quelli un pochettino più, diciamo, un pochettino meno sognatori ci dicono che ha un problema di domanda dal 2008. E vabbè, sono già 10 anni. Quelli ancora più ha un problema di domanda da sempre. Ci sono anche quelli che ti dicono che, vabbè, l'Italia il problema è che non si consuma e quindi siccome non si consuma non si cresce. È una cosa ridicola che non si trova in nessun libro serio che si conosca. E quindi oggi Ugo mi faceva notare giustamente che se noi applichiamo questo principio semplice alla situazione interna italiana, noi dovremmo vedere dei dati che non sono quelli che invece vediamo nella realtà. Quindi questo tipo di canale non funziona. Dovremmo vedere una crescita enorme del sud, perché il sud da anni, da decenni, da Roma in giù, da Roma inclusa, e Lazio incluso, ha grande domanda a debito verso un'altra parte del paese, non importa, non facciamo i discorsi, no, dovete restituire, non importa, a debito. E quindi, nella misura in cui l'80% di ciò che consumano, perché la risposta neoborbonica la sai qual è, no? Sì, mi ricordo che c'era uno degli argomenti, fatto degli economisti, degli ordinari, non dico il nome, cioè degli ordinari di università che sostengono che se io presto soldi a te, Thomas, miei, e poi tu vieni a comprarti le mie patate, in realtà io ho fatto tutto un giochetto perché tu arricchisca me. Anche se sì, questa qui è la famosa storiella, no, che ti dico. È una delle cose più... Ma, ricordate, hai fatto una specie di vendor financing. Sì. Questa qui è la... Che ha scritto in parole più eleganti, ma il concetto è lo stesso, sta stronzata mega galattica. È un signore che si chiamava, credo, non ci sia più, Augusto Graziani. Ah, sì. No, ma guardate, questo stesso principio l'ha teorizzato Bagnai fra Francia e Germania. Cioè, secondo lui, in Germania producono e in Francia consumano. L'abbiamo detto anche in una nostra discussione. Però in Francia è la stessa roba. Pure i tedeschi, si è richiesto. Esatto, è una roba ridicola. Ma io non voglio trovare uno che mi presta soldi tutta la vita per arricchirsi, così io gli consumo quello che lui produce. Cioè, davvero, lo voglio trovare. Cioè, questo non c'entra niente l'economia neoclassica, superclassica, anticlassica di mio nonno. Le formule, è senso comune. Se Thomas mi presta continuamente soldi per comprarmi la birra che produce lui, io me la compro, la bevo e non gli restituisco i soldi. Cioè, Thomas è mona. E io ubriaco. Cioè... È bella, sì, cioè, è basilare questa cosa. No? Sì, sono famoso Bagnai l'ha ricordato nel suo discorso al Senato ieri questo passaggio. Chi? Bagnai. Ok, quello non si mai. Ancora ieri al Senato. No, la cosa fantastica è che ci sono due filoni principali, secondo me, in Italia.
questo qua chiamiamolo sraffiano, non lo so come volete, insomma, buona. Che va bene, buona. Sì, va bene. L'altro filone è quello del financial trick play, no? Nel senso che con la politica monetaria, un trucchettino finanziario, annullo lo spread, questa roba, cioè ci sono due... quello è filone Minnen, quello è filone Minnen. E ci sono, diciamo così, degli esimi studiosi della costiera adriatica che sono a cavallo... Anche di quella tirrenica, ricordi che i coautori stanno a Pisa. Sì, ci sono degli studiosi della lui va a cavallo, praticamente prende il peggio di tutto e lo mette assieme. Esatto, ci sono gli studiosi della costiera adriatica. E poi, esatto, e anche però qualcuno, diciamo, di alcune colline famose per la produzione di vino in Toscana, dove c'è un famoso corsa di cavalli, Palio, mi pare. Che anche lì sono a cavallo, no? Per cui fanno... E quello che, questo lo voglio invitare, davvero. No, è senza che... Perché io delle volte ti riferisci al professor Casarotto? Mi riferisco, no, a alcuni... Io li chiamo gli Obstfeld all'italiana, no? Quelli che mettono nel sistema, nella modellizzazione, la parte finanza, a modo loro, però. E... Ma è una persona troppo seria, non me lo butta via, dai. No, dai, ci sono quelli lì, tipo Dosi, cioè, vabbè. Dosi. Hey, Giovanni, ho detto che per la quarta volta hai detto che non hai tempo per dibattere con me delle tue teorie. Ciao Giovanni, come va? E quelli lì che dicono, la domanda sarebbe più alta se gli spread fossero più bassi. Che quello lì è, diciamo... Cazzo, ma ce ne hanno di fantasia, però. Sono veramente fantasiosi, cazzo. Ma da dove li tirano fuori, Stella? La domanda sarebbe... più alta se gli spread fossero più bassi. Hai capito? Poi io, infatti, io quando li vedo, no, mi viene da ridere, perché adesso se devo fare proprio il cazzaro, allora mi metto... Sì e no, però attenzione, che secondo fiscal theory of price level, che è un'altra modellizzazione abbastanza delirante, secondo me, se tu fai scendere troppo gli spread e i titoli erano detenuti dalle famiglie, gli levi il reddito disponibile. Quindi se dobbiamo cazzeggiare... Michelino, al secolo Mike Woodford, tra di noi Michelino, dice cose strane, è vero? Mike è un personaggio strano. No, ma scusami, però Michele... Non dice queste cazzate. Ma no, ma Michele, l'ho distorta come la distorcono loro. No, cioè, per me... Perché dice queste robe? Questo quello lì è il crostarolo, quello che dice se i tassi di interesse sono alti... Scusami, ma il nostro member costo... Se i tassi di interesse sono alti vuol dire che ci arricchiamo tutti di più perché prestiamo soldi... Certo, è fiscal theory of price level de no altri. No. Sì, ma veramente de no altri, anzi de vo altri. Una sigarettina, scusate. È tutto così, no? È tutta una specie di roba da bar sulle teorie economiche. Circa questo. Vabbè, ci sollevano lo spirito, dai, ci fanno un po' sorridere. Dai, veramente. Però Thomas, Costa, eri lì che smanettavi, hai detto ti faccio il grafico, io voglio vedere la Hockey. No, va bene, dai. No, vabbè, te la passiamo. Costa ci dice le sue interazioni col mondo politico, visto che sta zitto lì. No, per carità. Dai, dici la tua ultima riunione con Conte, dai. T'abbiamo visto a Firenze. Ma sì, ero io. Macchina. Dove sei? Dici un po' di... No, voglio spezzare una lancia a favore della ministra più chiacchierata delle ultime ore, la Bellanova. Poverina, vabbè. Che ha aperto il primo fronte di scontro con i 5 Stelle. Cioè? Ratifica del CETA. Ah, ok. Ah, a favore della ratifica del CETA. Chapeau. Eh sì. Chapeau. Brava. E ovviamente, stava a dire, i 5 Stelle subito in massa si sono scagliati contro di lei. Ne vedremo delle belle. Ricordiamo cosa è il CETA per i non addetti ai lavori. Sì, è il trattato, si dice trattato col Canada, in realtà ci sono 38 paesi, che hanno aderito al 38, 28, una cosa del genere. Che farebbe un gran bene all'agricoltura italiana, per quel poco. Infatti lei non ha tanto, giustamente. Che al momento viene applicato in via provvisoria. Viene applicato in via provvisoria, non è stato ancora ratificato, però è già applicato, è già prodotto dei risultati, tra l'altro positivi per quanto riguarda il Made in Italy.
E in attesa di ratifica da parte dei vari paesi, questo governo, almeno per a sentire la Bellanova, dovrebbe finalmente ratificare sul tavolo la ratifica del CETA, e 5 Stelle, che sono sempre opposti, perché il CETA secondo loro... Ma di cosa hanno paura di questo CETA? Di cosa hanno paura? Scusami, lo sciroppo d'acero, di che cazzo hanno paura? Hanno paura dei famosi carciofini della... Gli sciroppi d'acero, dai, lo sciroppo d'acero, che cazzo... No. Ma però Costa, tu eri il più bravo di noi, tu l'avevi tirato fuori, no? Quanto esportiamo e quanto importiamo dal Canada, quindi che favore. Sì, l'avevo tirato fuori tra l'altro da un sito molto bello che si chiama Atlas. Bellissimo Atlas, quello vabbè, è un sito bellissimo. No, giusto per fargli fare capire. Fallo vedere Costa, perché che ci sì, sì, lo recupero. Impara tantissimo su chi vende cosa, chi produce cosa. Sì, sì. Perché lì si vedeva chiaramente che l'avanzo commerciale... Non mi ricordo, è World Bank o World Economic Forum che lo fa? Non mi ricordo più chi lo fa. È World Economic. Quelli col quadratini, sono bellissimi. Sì. Si fa vedere... Poi una vecchia idea del mio vecchio amico, l'ex ministro venezuelano, quello Harvard. Non ricordo più come si chiama. Vabbè. Che lui si è messo a fare... Quell'idea della complexity in trade è sua. La complexity, perfetto. Come perfetto. Si chiamava? Madonna, io con l'Alzheimer dei nomi mi odio. Però si vedeva un certo avanzo commerciale che in Canada... Esatto. No, adesso ve lo trovo, adesso ve lo trovo. Comunque ogni giorno il povero Riccardo si suicida, ragazzi. Io non vorrei essere... Nella Riccardo con una C solo, che quello... sì, una sì, esatto. Prenda, non la prenda personalmente. Si suicida, poveretto, cazzo. Cioè, quello... Sì, sì. Non si riesce a uscire da questa cosa. Se ce la faremo mai a trovare, a creare la massa critica che dica, guardate, non è né ismo né osmo, è proprio senso comune. È proprio senso comune. Questo è il canale del senso comune. Cioè, ci pensa a queste cose? Al di là dei tecnicismi che ogni tanto spuntano per andare rapidi, queste cose sono veramente ragionamenti da senso comune, quello che facciamo. Ah, vabbè. Ma scusami, qualcuno ci ha anche chiesto... di commentare la commissione, no? E tutte le cose che sono uscite dello sconto che ci farebbero perché c'è Gentiloni, c'è delle robe delirio, vero? Guarda, beccato subito, cioè, ha messo quello della Latvia Ma cioè, anche lì, no? La commissione fa delle scelte che secondo me bravi, no? Cioè, hanno confermato la Vestager che sta sul culo a tutti perché non sa lavorare, no? Perché diciamo com'è. Bravo, è bravo. Allora... Poi hanno lasciato Dombrovskis con le stesse deleghe. Non è vero che a Gentiloni gli hanno levato le deleghe, ce le aveva già Dombrovskis prima. Cioè, pensare che, siccome mettono Gentiloni negli affari economici, l'Italia otterrà degli sconti. Ma io voglio capire, ma sta gente qui cos'è che mangia con la gente? Applica al resto del mondo le regole proprie e pensa che il resto del mondo funzioni come noi. Siccome no, tra l'altro ho letto delle robe su questa cosa veramente. Non ho letto anch'io. Cioè, siccome Conte ha detto che Gentiloni va a fare il commissario europeo e porrà come primo interesse, come commissario europeo, l'interesse italiano. Ma da quando è così? Cioè, da quando? È come dire veramente che, non lo so, un ministro italiano porrà come prima cosa l'interesse calabro. Ma quando mai? Cioè, ragazzi, non sarà così. Non sarà... È tutto wishful thinking quello che si legge in questi giorni, ma veramente. Anche Mattarella che dice che assolutamente il patto di stabilità e crescita dovrà essere rivisto. Cioè, vedremo come sarà rivisto. Cioè, veramente. Ogni volta si legge questa cosa. Ogni volta. Cioè, wishful thinking, non è wishful thinking. Cioè, pensano tutti che veramente il mondo, l'Europa... sia come l'Italia, come diceva Michele prima. È una cosa drammatica questa cosa, drammatica, veramente drammatica. Pensano che veramente tutto il mondo segua quello che dice, ma non vi dico neanche cosa mi dicono i miei colleghi austriaci e tedeschi ogni volta che mi incontrano, poi dicono veramente, ma lasciamo perdere. Comunque, vabbè, questo qui è wishful thinking, vedremo come andranno le cose, io dubito che andranno come pensano che andranno nel governo italiano, cioè, dubito fortemente. Sì, vabbè ragazzi. Vediamo se Costa, allora hai trovato Atlas? Sì, sto creando il grafico perché non ti stai guardando Pornhub, vero? No, più tardi. Ah, più tardi. Sulle 11:40. Ragazzi, ci scusiamo, ma la chiacchierata adesso quando finisce la montiamo, però. È solo per i nottamoli, sarà del giovedì mattina. E che anche montiamo non va bene a quest'ora, ma comunque. La applaudiamo. Una macchinetta da gaff,
sai che c'era uno tanto mi chiamava quando ero giovane, da buon proletario contadinizzato urbanizzato cominciava a frequentare un po' di ambienti leggermente meno come dire burini, Michele il gaffer. Me lo dico spesso anche a me. Allora, la più grande gaffe che ho fatto, adesso la voglio raccontare. La più grande che ho fatto è capitata settimana scorsa. Praticamente ero in questo ristorante, stavo cenando con dei professori che avevamo invitato per questo workshop. Ho iniziato a voce altissima a dire, ma minchia, non mi sono iniziato a lamentare di cose che avevo letto del povero Stiglitz, che ultimamente, siccome fa un pochettino troppo di conferenze, tende un pochettino a largheggiare nelle sue vedute, no? Ho iniziato a dire la voce altissima, mi sono girato, a un certo momento mi toccano dentro e dico, hai visto chi c'è dietro di te? C'era Stiglitz. C'era Stiglitz, a un certo punto è uscito, l'ho visto che usciva, ho detto, ma avrà sentito, non l'avrà sentito, vabbè, per dire, veramente il gaffeo. Questa mi fa in mente una che non ho fatto io ne ho fatto delle altre, forse peggiori. Ma tantissimi anni fa in un ristorante di Madrid ero a cena con degli amici spagnoli, fra cui un caro amico, notevole banchiere, che a un certo punto si incazza e insomma, si era bevuto un po' e comincia a dire di tutti i colori la Banca di Spagna e su Mariano Rubio, che fu governatore. E proprio dicendo pesantissimo, perché Mariano Rubio è un idiota. A un certo punto, da un tavolo, due tavoli più in là, si alza uno, va, si dice, Juan, hablas de mí? Era Mariano Rubio. Che ora venne al tavolo a bersi il drink. Il povero Juan voleva sparire. Stiglitz Stiglitz ne dice, veramente, quella di Stiglitz. Vabbè. Gli ho scritto varie volte. Beh, Costa, hai visto allora? Costa, allora, sto Atlas, certo. Te lo tiri fuori perché sennò... Qua... Allora, eccolo qua, aspettate. Share. Share, ok. Allora, perché sennò ti è venuto in mente un altro. Allora, questo eccolo è... Qua. Ah, okay, eccolo qua, eccolo qua. Ok. 2016 era 5,31 B. E adesso siamo... 2017 era 5,55. Stavo cercando di creare il grafico, però... No, vabbè, dai. No, aspetta, Costa, allora io ho una reazione a questo, che è la prima reazione, dai, che ho. Ma il famoso Made in Italy che tutto ci hanno in mente, se tralasciamo il vino, dove cazzo è? Cioè, no? Cioè, che dove... cazzo rivendiamo? Il parmigiano? Ma dove cazzo la è? Dov'è la perla? No? Cioè, allora vedo valvole, turbine di gas, aspetta, medicamenti. Packaging, chiama... esatto. Ma dove cazzo è? Cioè, 1% di 5,5. No, non è sempre le stesse cose che diciamo. Alla fine, per in qualsiasi paese viene fuori questa cosa qua, no? Esatto. Vai, già lui non si sente, vai che sei bloccato. Ho detto, c'è un bel pure olive oil 2%. Dai. Sì, c'è pure olive oil 1,8%. Cosa gli vendiamo? Anche insomma, gli vendiamo. Probabilmente glielo mandano via aereo, come dice... La cosa divertente... Gli aranci cinesi. Valvole. Questa invece che la meccanica, no? Guarda che questa è la meccanica, sì. Mettere tutte assieme. 1,9, le valvole da sole. Le valvole da sole fanno più dell'olio d'oliva. E della pasta che fa 0,75. Ma ti rendi conto? Air pumps, le pompe. Oh, salva uno screenshot questa cosa, Costantino, che è molto bella. È uno splendore. Cioè, se guardate qua, cranes, che sarebbero gru, liquid pumps, di nuovo pompe liquide. Poi c'è una roba negletta, Michele, di cui nessuno parla mai, che sulla bilancia di pagamenti italiana fa tanto, che sono il pharma. Il farmaceutico, nessuno se li caga, il farma italiano non se lo caga nessuno. Solo fa eyewear frames, leather footwear e altro, da solo. Non se lo caga nessuno, che è uno dei settori dove siamo all'avanguardia, veramente, possiamo dire. Oddio, infatti lo dicevo l'altro giorno. No, produciamo un casino, sì. Lo dicevo l'altro giorno a Gianluca, quello che leggiamo sui giornali sono tutti deliri che abbiamo in mente. Cioè, deliri. Mi è raccontata tutta un'altra storia. Sì. Tu guardi. No, il pharma in particolare, i nostri eroi del pharma sono anche bravissimi perché in tanta roba che esportano in competizione con colossi tipo Teva sui generi. Esatto.
sui generici noi siamo molto bravi e abbiamo davanti dei mamma santissima proprio. Gli indiani sono... Quindi, bah. Bene, un giorno dovrei raccontare la storia dei generici indiani, perché è stupendo, non importa, la studiare su. Comunque, è un po' tutta così, no? Chissà adesso che altra teoria economica tireranno fuori. No, non hanno, ma guarda che se ci pensi non hanno mai tirato fuori una, è sempre la stessa. È la follia, la follia dell'intero classe intellettuale del paese, tolti 150 disgraziati, massacrati da tutti, considerati pazzi, arroganti, stupidi come noi, l'intera classe continua a ripetere che tutto il problema è che non ci fanno indebitare, non ci fanno spendere, sì, ci fanno buttare via soldi. Guarda, posso buttare via una roba, perché un giorno o l'altro bisognerà che qualcuno ci lavori. Io sono giù in Salento, ci vengo da anni. In questo periodo, siccome lavoriamo, Susanna fa quadri, io cerco di studiare, quindi si esce poco. Qui ho fatto parecchie spese, cosa che ho fatto altre volte. Ragazzi, il livello dei prezzi, questa è davvero una cosa drammatica, non fuori fare il solito federalista. Ma qui sto facendo dei calcoli. Cioè, il costo della vita è fra il 30 e il 50% inferiore a quello della provincia di Venezia. E oggi stavo facendo due calcoli, avendo due sorelle che ancora sono dipendenti pubblici insegnanti. Conviene che vadano lì. Oh, cioè, il loro salario nominale è uguale a quello dei signori e delle signore che fanno lo stesso lavoro qua, ma il costo della vita loro è il doppio. Dai, ne parliamo la prossima volta di questa cosa qua, perché merita assolutamente. Tutti i disincentivi al lavoro del sud sono guidati da questa cosa folle, che è quella di avere lo stesso salario nominale pubblico al nord e al sud. Molti dei disincentivi è una roba, dobbiamo fare una puntata speciale su questa cosa, perché è una roba folle che capirebbe anche un bambino delle elementari. E purtroppo anche questo problema continuiamo a trascinarci da decenni. Da uomo del sud che si è trasferito a Milano, sì, posso confermare. No, ma è pazzesco. Cioè, è pazzesco. Ci avevo pensato un paio d'anni fa, ma poi non ci avevo più badato. Quest'anno sono stato lì a controllare prezzo dopo prezzo, poi mi sono messo a guardare prezzi di robe, sono a guardare gli affitti, eccetera. Davvero, la mia stima è il costo della vita reale per una famiglia normale è tra il 30 e il 50% inferiore a quello di uno che viva nella provincia di Venezia. Sì, sì, sì. Uno vive a Milano o a Bologna. Ancora di più. Sì. Peggio. Cioè, io i prezzi di Milano e Bologna ce li ho sotto mano. Io non faccio la spesa a Milano. No, ma visto che poi, visto che questa sera abbiamo parlato di economia in maniera, secondo me, molto, molto bella, voglio dire questa cosa anche. Pensate a un modello economico semplicissimo in cui abbiamo praticamente un salario reale per la stessa occupazione che è differente a livello territoriale. Quindi prendiamo un insegnante al nord e uno al sud. Esatto, pensa agli insegnanti. In equilibrio che cosa succede a questo sistema economico, a questa economia? Succede che avrai abbondanza di professori al sud e scarsità di professori al nord, che è esattamente quello che leggiamo nei giornali in questi giorni, ovvero che hanno delle difficoltà a trovare degli insegnanti, soprattutto al nord, quindi praticamente ci sono molte scuole che iniziano a regime ridotto, 3 ore, una roba ridicola, perché non sono riusciti a trovare praticamente gli... mentre al sud c'è l'abbondanza, cioè è una roba basilare, è un modellino basilare che funziona nella realtà. Bravissimo, Tom, ho visto il tuo post, è bestiale, viene da piangere, perché io ho 63 anni compiuti e quando avevo 10 anni, mio Dio, ed era mezzo secolo e passa fa, c'era sto problema che ogni volta che iniziava la scuola, che a quel tempo non iniziava in settembre, iniziava in ottobre, noi remigini, all'inizio non c'era mai la scuola normale, perché non c'erano i professori, tu pensavi, vabbè, è una roba temporanea, è passato mezzo secolo. E sono ancora lì. E il Ministero della Pubblica Istruzione italiana non riesce a far iniziare l'anno scolastico in maniera regolare. Ma vi rendete conto? Poi una roba imbarazzante. Con l'imperialismo, l'euro, non si riesce dopo mezzo secolo a far assegnare professori in modo che le scuole inizino quando devono iniziare, normale. È imbarazzante, io trovo imbarazzante questa cosa, ma trovo anche imbarazzante il fatto che gli italiani si siano abituati a questa cosa e la trovano... Sì, sì.
la trovano normale, anzi, no, trovano anche delle scuse per dire, però vedi, alcuni hanno scritto, no, però vedi, se gli alunni iniziano in maniera un pochettino più soft, hanno una ripresa un pochettino più soft, si trovano meglio anche poi durante l'anno, cioè, delle cose poi, ridicole. Poi la matematica diventa sempre più difficile. Ma ridicole, ridicole. Quello con la matematica diventa più difficile. Cazzo, la radice quadrata di 4 si sta complessizzando. Ma ci rendiamo conto? Cioè, ma in una situazione così dove le scuole non funzionano, che cosa potrà mai funzionare? Cos'è che può funzionare? È pazzesco, cioè, è pazzesco. Vabbè. Cominciamo, Michele, siamo in 100, 150, esatto. Poi quando dici queste cose sei sempre visto come la canaglia, il portasfiga, quello che vuole vedere l'ago nel pagliaio, sì, l'ago. E siamo negativi, noi non facciamo mai esatto. Positive. La faccio io la proposta positiva. E che cazzo, fate funzionare le scuole, non è difficile. Chi non ha voglia di lavorare lo cacci, metti a lavorare quelli che devono, ma dai, ma che roba. Boom. Vabbè, io aspetto, come lo spieghino in euro il modellino per la scuola, anche quello. Vale. Rinnoviamo l'invito, noi siamo qua. Ce lo vogliamo venire a spiegare. Esatto. Direi una cosa, visto che abbiamo messo un link, prima Gianluca ha parlato di un paper. Ve l'ho girato il paper. Sì, ma non funziona. T'ho mandato indietro un'email, ho provato ad aprirlo. Come molte persone ci chiedono, vogliamo cominciare a mettere il link sotto il titolo della chiacchierata? Sì, un po' la volta è lavoro. Cioè adesso devo farlo, se mi metto lì un'altra ora, devo riascoltarmi la chiacchierata, staccare tutti i minuti, in questo minuto. Nei prossimi mesi vediamo se riusciamo a mettere su un piccolo team di persone che lo facciano, esatto. Per fare quello che volete, ragazzi, c'è bisogno di un'azienda. Cioè, non è che dovete darci soldi, però c'è bisogno di un'azienda, ci può fare. Noi facciamo quello che si può. Ricordate, non siamo un bene pubblico, neanche noi, non è? Cazzo, non credetevi che adesso ma arriviamo, cioè, no, Sì, a me perché, no, perché il passaggio da Facebook a noi che siamo un bene pubblico, se ogni tanto salta l'embolo nei commenti, c'è sempre quello che arriva e dice, ma perché non fate questo, ma perché esatto. Ascolta, ma prova a far culo, è una vita, cioè, tutti quelli che, cioè, davvero, io gli voglio anche bene a sti ragazzi, magari loro, no, a me, ma li avete visti? Cioè, era per metterla in maniera scherzosa, no? E questa mentalità, cioè, ma perché? Cioè, non mica siamo la Rai, cioè, non è che dietro a Thomas Costa, Gianluca e me ci sono 5 assistenti che dopo... Cioè, siamo qua, in cucina uno, in sala di salotto l'altro. Vabbè, rinunciando di stare con i nostri affetti, diciamo così. Esatto, esatto. Infatti c'è un mio affetto che mi guarda e dice, ma quando finisci? No, cioè non è per fare l'eroe, adesso chi se ne frega. Cosa ha visto Gianluca? No, anche per... alla fine ci divertiamo anche, però effettivamente è time consuming questa cosa. Sì, noi ci vogliamo bene, però voglio dire, ragazzi, cioè, sono le, cos'è, mezzanotte e siamo qua da 2 ore prima, abbiamo lavorato prima di metterci a lista, lavorato 1 ora e rotti per decidere la sezione, chiamo Tizio, Caio, le sedie, i soldi, il telefono. Sì. Gianluca deve aver visto Mario Draghi nudo a cavallo. No, esatto, infatti. Che è terrorizzato. Gianluca, torna con noi. Cosa è successo? No, stavo guardando di... Sei messo il... No, stavo guardando di trovare quel link a quel paper, adesso lo mettiamo. No, non ti preoccupare. No, l'ho trovato io, dai, non ti preoccupare. Mandalo tu, dai. No, cioè, cioè ha ragione Thomas, cioè, non siamo un bene pubblico, siamo un bene privato, lo facciamo un po' perché ci siamo cazzoni. Ci piace che ci volete bene. Molto. Ringraziamo tutti, anzi, veramente, cioè, siamo ogni volta stupefatti. Oh, io ti dico la verità, molte volte mi prende anche... Probabilmente perché sto diventando vecchio, nel senso, mi commuovo alcune volte. Se diventi vecchio tu, io mi butto giù. No, vabbè, cioè, non è che siamo giovanotti tutti e quattro, per l'amor di Dio. Vabbè, probabilmente, esatto, dopo i 40 anni inizia anche un pappiaggio. Chiamiamola qua perché se esce la lacrimuccia poi è la fine, guarda. Sì, è uno scherzo. C'è la reputazione di essere un duro. Mi metto esatto, faccio. Bon. Va bene. Insomma, fin così. Beh, sono contento che non ha visto Mario Draghi nudo a cavallo, però era solo ecco. Chiudiamo? Ok. Sì. Ok. Ci vediamo prossimamente. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao.